Oggi quindi parleremo dello studio del processo produttivo e delle auto. Quindi una volta compreso alcune funzioni del mio impianto industriale, devo andare a verificare come disporre in maniera planivolumetrica le risorse, gli impianti e quant'altro concorre alla realizzazione del prodotto finale. Quando parliamo di processo produttivo ormai siamo ben a conoscenza del concetto essenziale di cui parliamo, ovvero la successione delle operazioni che parte da un input, trasforma la materia o il servizio e ne realizza un manufatto in uscita, un output finale. Queste sono le fasi all'interno del processo produttivo che può essere rappresentato in diversi modi. Uno dei modi per cui rappresentiamo il processo produttivo è in forma grafica, tabellare in questo modo, dove si parte da un deposito, per esempio in questo caso stiamo rilevando dei lingotti, che subiscono una serie di lavorazioni dalla spolzatura al taglio alla pulitura per poi andare in diversi rami del processo stesso fino ai prodotti finiti e quindi ai depositi dove viene stoccato il materiale. Il processo produttivo quindi è evidente può essere caratterizzato da due macrofasi, una che è il manufacturing, la fabbricazione vera e propria, che è questa fase qui, e un'altra invece è quella del trasporto del materiale interno, il packaging, piuttosto che l'immagazzinamento dei materiali in work in process, quindi nel corso della linea di produzione, piuttosto che a fine linea, inizio e fine linea. Questa è una classica rappresentazione del processo produttivo in cui entrano non solo informazioni qualitative, come avete visto nella rappresentazione precedente, ma anche informazioni quantitative. È evidente che, per esempio, in questo caso, come vedete, le lamiere in acciaio, che sono input della fase 1, sono anche quantificate, vedete, 10 tonnellate ora, rappresenta la quantità di materiale a ora che transita per quella stazione. Non solo, come vedete, a un certo punto delle varie fasi ci sono degli spillamenti, dei prelievi di materiale lungo la linea, e quindi dopo la fase 1 alla fase 2 noterete che ci sta una tonnellata ora di ritagli che viene in uscita dal processo produttivo e così via, la sbavatura e tutte queste altre cose qui. Di norma in questi grafici, come vedremo fra poco, la simbologia che viene utilizzata è quella classica della American Society for Mechanical Engineering, quella dell'ASME, ovvero dove un'operazione appunto viene segnata e segnalata con un cerchietto, mentre un triangolo, in questo caso, viene rappresentato un immagazzinamento. Questi sono i simboli di cui vi parlavo prima e questa è una rappresentazione grafica che vedremo meglio successivamente di un generico processo produttivo. I simboli di cui parlavo sono essenzialmente questi, quelli più utilizzati. Quindi abbiamo per la trasformazione, per la lavorazione, il cerchietto, anche per le fasi di montaggio. Il trasporto viene caratterizzato invece dalla freccia, quindi il trasporto, lo spostamento. Il controllo invece è un quadratino, è affidato invece a questa specie di D, l'attesa, e il triangolo rovesciato rappresenta il magazzino, l'immagazzinamento. Questa simbologia classica consente in qualche modo di paragonare i diversi processi produttivi e quindi vi troverete spesso tabelle di questo tipo dove, zoomando diciamo con il nostro amabile operatore, possiamo vedere le diverse attività del controllo, trasporto, eccetera, eccetera, che vengono congiunte da una spezzata in funzione della diversa fase che loro subiscono. Per essere chiari, anche se lo vedremo meglio dopo, se noi prendiamo, si vede da qua, no? Se noi prendiamo una tabella di questo tipo, abbiamo immagazzinamento, qui abbiamo diverse simbologie, no? Quindi magazzino, operazione, controllo, attesa, trasporto, e abbiamo le diverse operazioni riportate qui, quindi le diverse operazioni che possono essere la tranciatura, il controllo qualità, delicatura, trasporto e magazzino. Sarà sufficiente per rappresentare questo processo produttivo intersecare le figure con le descrizioni, quindi la tranciatura è un'operazione, quindi troveremo un pallino qui, il controllo qualità è un'operazione di controllo, quindi abbiamo il nostro amabile quadratino, mentre la delicatura è ancora un'operazione, quindi abbiamo un puntino qui, il trasporto è invece tale e quindi abbiamo la freccetta qua giù, fino ad arrivare al magazzino che invece è un puntino qui. La rappresentazione dello specifico processo che andiamo a rappresentare non è nient'altro che la congiunzione, quindi la spezzata che congiunge diversi punti.
Questo è un foglio, lo chiameremo dopo, foglio del processo operativo monoprodotto che caratterizza la rappresentazione grafica in tabella di un singolo impianto attraverso la simbologia ASME. Tornando quindi al nostro progetto, abbiamo detto che nel corso di questa lezione cercheremo meglio di comprendere come predisporre, come disporre gli impianti e le risorse su nostro impianto industriale. E quindi che cos'è un layout? Non è nient'altro. La disposizione planivolumetrica di un insieme di mezzi integrati e interagenti all'interno di un'area produttiva. Questi mezzi sono disposti per far sì che il prodotto possa seguire un ciclo di lavorazione, un processo lineare con vincoli di tipo tecnologico nonché ambientale in maniera assolutamente efficiente per l'obiettivo, quindi la produzione del manufatto finale. La progettazione di un layout è quindi un dimensionamento di macchine e attrezzature da predisporre su layout, quindi sul layout significa la predisposizione planivolumetrica, posizionamento delle macchine e attrezzature nell'impianto, dimensionamento degli spazi, delle materie, dei prodotti che servono per muovere i prodotti tra un impianto e un altro, mezzi di trasporto interno, quindi conveyor, lastri trasportatori, trasfertizzatori, quello che serve per collegare i diversi macchinari dell'impianto, macchine e attrezzature di servizi di impianto, posti di lavoro e quindi le interazioni fisico-funzionali dell'uomo con le macchine e con l'ambiente. I requisiti a cui dobbiamo rispondere per ottenere un'opportuna progettazione di un layout, quindi un layout ben progettato, sono certamente quello di creare una maggiore linearità possibile dei flussi. Un flusso deve essere, dei materiali deve essere semplice, quindi non fare in modo che il materiale si muova da una stazione all'altra in maniera continuativa e soprattutto che si accumuli all'interno di aree di passaggio piuttosto che tra una stazione e un'altra, impedendo o comunque contribuendo alla sporcizia piuttosto che all'immobilizzazione di risorse per materiale work in process. Ridurre al minimo le attività senza valore aggiunto, il non value added operation, cioè le operazioni senza valore aggiunto, sono quelle che dobbiamo cercare di limitare. Voi sapete che cos'è un'operazione a valore aggiunto, perché lo abbiamo spiegato nel corso delle precedenti lezioni. Attività a valore aggiunto, il valore aggiunto è sostanzialmente la differenza tra i ricavi e i costi delle materie. Il che significa che il valore aggiunto ci dà un'espressione della trasformazione che ha subito la materia. Quello è il valore aggiunto. Il valore aggiunto è quando tu prendi una lamiera, la pieghi e diventa un paraurti. Questo processo di piegatura ha fornito un valore alla materia prima che voi avete realizzato. Quindi la differenza tra ricavi, costi della materia prima è importante per determinare la trasformazione che ha subito la materia. Un'attività di assemblaggio, secondo voi, che valore aggiunto ha? L'attività di assemblaggio non trasforma la materia. La Fiat prende componenti e li assieme, creando un'automobile. L'Igresti, prima che andasse dove è andato, aveva delle cave dove prendeva delle materie prime, pietre, rocce, metalli, rocce ferrose, li fondeva in acciaieria e le creava le lamiere. La differenza tra il ricavo e la materia prima, le cave vengono date in concessione, quindi non costa nulla, era enorme. Quindi il valore aggiunto di chi fa una lamiera partendo dalla cava è molto elevato, molto meno elevato di chi prende già componenti prefabbricati e li assieme. È evidente che la Fiat vende una macchina a 20.000 euro, la Ligresti vende una tonnellata a 500 euro, però il valore aggiunto, quindi il valore sulla singola unità, il chilo di prodotto per intero, se si potesse dimensionare in questi sensi, in questo modo, è certamente maggiore della Ligresti piuttosto che della Fiat. Quindi il valore aggiunto è una misura della trasformazione che subisce la materia. E quindi se noi ci troviamo nelle condizioni per le quali spostiamo il cellulare da qui a qui, che valore aggiunto abbiamo dato?
questa è l'attività a scarso valore aggiunto, cioè valore aggiunto nullo. Questa attività nella progettazione delle auto dobbiamo cercare di limitare al massimo. Sarà impossibile non poter spostare materiale e quindi perdere tempo, soldi e risorse impegnate su queste attività, ma le dobbiamo limitare al minimo. Quindi, per esempio, mettere due macchinari che devono fare nel ciclo di lavorazione le due operazioni consecutive, uno lì e uno al primo piano, è sciocco, perché l'operatore, mentre deve salire dal primo piano fino ad arrivare al terzo per poi fare quell'altra operazione, non sta creando valore per l'azienda. Quindi cercare di metterle vicino, questo è uno degli esempi di opportuna progettazione delle auto. Così come ridurre il work in process, le scorte, sia tra una stazione e un'altra, sia nei magazzini finali. Utilizzare lo spazio disponibile in maniera efficace, offrire ai collaboratori una postazione di lavoro, visto che ci devono stare 8 ore al giorno, quanto più confortevole possibile, evitare investimenti di capitale in attività non utili, non necessarie, e utilizzare in modo efficace il personale presente in azienda. Queste sono le attività che noi facciamo per poter ottenere un buon layout. Vediamo come progettare un layout. Allora, per progettare un layout dobbiamo partire da un'analisi di questo tipo. Dobbiamo raccogliere, se li abbiamo, perché stiamo riprogettando le auto, già sappiamo queste informazioni, altrimenti se stiamo a monte, quindi stiamo decidendo di creare una linea che produce puntatori, dobbiamo classificare i prodotti all'interno di un foglio raccolta dati in funzione della quantità prodotta, come, e della tipologia di prodotto, cioè di quanti prodotti, che mix produttivo abbiamo. Quindi io posso avere le auto differenti in funzione delle quantità e delle tipologie di prodotto che utilizzo, seguendo uno schema di questo tipo. Quindi immaginiamo di aver raccolto tutte le informazioni, così come ci siamo detti poc'anzi, e riportiamo in maniera decrescente su di un piano PQ, dove P è il prodotto e Q è la quantità di ogni singolo codice, i singoli fattori. Quindi avremo un diagramma di questo tipo, ovviamente mettendo per prima le quantità maggiormente elevate e poi decrescendo. Se noi andiamo a interpolare questo diagramma, otterremo una curva che può avere un andamento di tipo iperbolico. Se tracciassimo l'accumulata di questa curva, avremmo una curva di questo tipo, che non è nient'altro l'accumulato, come ben sapete, è una curva sempre crescente a derivata decrescente, perché la derivata asintoticamente tende al 100, piuttosto che asintoticamente, in questo caso tende al 100 perché è un numero finito di prodotti. In questo, perché ci serve questa analisi? Perché, così come avete studiato l'analisi paretiana, il diagramma di Pareto penso che lo abbiate studiato, questa funzione, questa analisi ci consente di dire quali sono, nell'ambito delle numerose tipologie di prodotti che noi abbiamo, immaginate un'azienda come la Fiat, che ha moltissimi componenti piccoli di minuteria e pochi componenti, relativamente, di quei motori, no? Sono certamente numericamente inferiori ai burloni e alle viti. Quindi voi avete un piccolo numero di prodotti, numericamente, che comporta l'impegno dell'80% delle quantità complessive di prodotto, e invece avete moltissimi prodotti che pesano non più del 20% sul magazzino o sulla produzione in generale. Quindi questa analisi ci consente di stabilire su quali prodotti concentrare la nostra analisi. Quindi una volta fatta questa analisi, noi andiamo a vedere, in funzione delle quantità che noi abbiamo deciso di realizzare rispetto ai prodotti che abbiamo deciso di mettere in produzione, quali sono gli strumenti opportuni che possiamo utilizzare per progettare in maniera idonea un layout. E quindi ci troviamo una curva di questo tipo, più o meno come quella che vi ho disegnato. Se abbiamo una curva di questo tipo, la possiamo dividere in tre parti. Una prima parte dove è caratterizzata, una prima parte che è caratterizzata da un piccolo numero di prodotti numericamente, ma ad elevate quantità. Questa zona 1 ci dice che le auto che dobbiamo utilizzare, se ragioniamo con prodotti che si trovano in questa zona 1, è un layout line, un layout che si definisce per prodotto, product oriented, orientato al prodotto. Se ci troviamo invece a ragionare nella zona 2, quindi con numerose tipologie di prodotto ma con basse quantità,
Ci siete? Dobbiamo invece immaginare un layout per il reparto o un layout di tipo process oriented, quindi orientato al processo. Quindi abbiamo pochi prodotti ma elevate quantità, linea di produzione, orientato al prodotto. Quindi la sequenza dei macchinari che verranno disposti sulle aree del vostro impianto seguirà il ciclo di lavorazione, perché le quantità sono talmente elevate che bisogna creare macchinari orientati a quel prodotto. Questo è il motivo per cui si chiama product oriented. Abbiamo invece in questo caso layout in cui il prodotto, come avete già visto in passato, quindi è inutile che lo faccio vedere perché lo rimarcheremo fra qualche secondo, entra e esce dal reparto. I vari reparti che andiamo a caratterizzare, ognuno di questi reparti avrà la stessa tipologia di macchinari, per esempio trapani, pesatrici, levigatrici e così via. E che significa che mentre nel caso della linea il prodotto fluisce da un punto e arriva in un altro seguendo la linea di produzione del mio il ciclo di produzione stabilito dal mio reparto produzione, in questo caso invece il prodotto entra in un reparto, andrà in un altro, poi sarà in un altro, poi se deve ritornare nella stessa operazione, ritornerà nel reparto, uscirà quest'altro, farà un'altra operazione, così via, se deve ritornare a fare un'altra manatura, torna ancora una volta nel reparto. Questo è il tipico layout orientato al processo, process oriented, orientato al processo, dove i macchinari presenti nel layout, come ricorderete, sono di tipo general purpose, multiscopo, e quindi un trapano può fare un foro a una qualsiasi altezza per dipendere dal manutentore. Il macchinario che fa una punzonatrice invece opera sempre allo stesso modo, nello stesso punto, e per fare un'ulteriore punzonatrice, nel caso della linea, devo predisporre un'ulteriore macchina in un'altra fase del processo. Sto andando veloce perché questi concetti li abbiamo già espressi più di una volta. La terza zona invece è un layout di tipo misto. Quindi un layout che viene scelto di volta in volta in funzione dell'aggregazione dei prodotti che noi andiamo a assiemare per tipologia, per forma, e in funzione della tipologia e forma del diverso prodotto applichiamo o un layout di questo tipo, o un layout di quest'altro tipo, o un layout che vedremo fra poco di tipo misto. Quindi, riassumendo quello che ci siamo detti, questo è un classico esempio di layout orientato al processo, tipo quello che vi ho fatto vedere allora avanti, dove abbiamo per ogni reparto la stessa tipologia di macchinario general purpose. Se bisogna andare all'area foratura si fa un foro, poi si salta, poi si deve fare un altro foro, il materiale torna indietro e va allo stampaggio, poi ritorna alla saldatura e così via fino a che non è terminata la fase del ciclo di lavorazione. Questo invece è un layout misto in cui ci sono piccole linee, si chiama batch questo tipo di layout, piccole linee di produzione che realizzano singoli manufatti. Quindi linee piccole di produzione, non una grande line, quindi elevati volumi. Questo layout viene utilizzato per volumi medi. Questo invece è un layout self-technology, così come lo chiamano, in Fiat lo chiamano UTE, unità tecnologica elementare, dove abbiamo una linea fatta a forma di U, dove c'è l'ingresso e l'uscita nella stessa posizione, in maniera tale che questi sono operatori, con tre soli operatori, io posso controllare più macchine. Vedete, l'operatore 1 controlla la 1, la 2 e la 10, questo controllo la 3, la 4, la 8, la 9 e così via. In questo modo il flusso dei materiali è una piccola linea di produzione, non è una grande linea di produzione, quindi è abbastanza flessibile perché non realizziamo elevatissimi volumi, ma abbiamo il vantaggio della linea di non creare colli di bottiglia e non creare grandi quantità di work in process. Questo invece è un ulteriore layout particolare perché mette insieme i due layout che poc'anzi vi ho citato, quello di tipo process oriented, quindi job shop per intenderci, con quello line. Come vedete sono dei vari job shop, penso A, B, C e D, che in realtà sono quindi piccole linee all'interno di diversi reparti, collegate tra di loro attraverso sistemi di trasportizzazione, attraverso sistemi di trasporto. Quindi questa linea qua esaurisce la creazione di un prodotto completo A, così come questa il prodotto D, però sono collegati perché alla fine la somma di A, B, C e D ci darà la bicicletta. Bene, terminata questa analisi, prima di entrare nella modalità di studio
del layout, quindi di come progettare opportunamente un layout, vi voglio far vedere una cosa simpatica che connette quanto abbiamo studiato fino ad oggi sui costi con il layout, cioè ci fa vedere come si comporta il layout in funzione dei costi. Quindi se su di un diagramma noi andiamo a riportare le quantità realizzate, i costi e i ricavi, riportiamo i costi e i ricavi, chiedo scusa, i costi intanto, relativi a due tipologie di layout diverso, una tipologia di layout per processo e una tipologia di layout per prodotto. Allora, vi ho detto più volte che il layout per prodotto, quindi orientato al prodotto, quindi la linea, deve realizzare macchinari monoscopo, orientati al prodotto. Quindi costi fissi, specificamente dedicati per creare quel materiale. Che significa che se io vi considero un processo di questo tipo, come immaginate che siano i costi fissi? Più alti o più bassi di un layout invece process oriented, quindi orientato al processo dove i macchinari sono general purpose? Più alto. Quindi i costi fissi saranno più elevati. Questi sono i costi fissi della segno con L per dire line, sono più alti dei costi fissi di R, C con R per reparto. Invece i costi variabili, come sono nel caso del reparto, saranno più elevati, mentre possiamo considerare più bassi i costi variabili nel caso della line. E quindi i costi totali avranno una forma di questo tipo. Questi sono i costi totali con R, questi sono i costi totali con, chiedo scusa, con L, e questi sono i costi totali con R, quindi per reparto. Andiamo a tracciare la linea dei ricavi, la retta dei ricavi. La retta dei ricavi, immaginiamo che sia di questo tipo. Come vedete ci sono N intersezioni. Abbiamo un punto qui, un punto qui, un altro punto qui. Chiamiamolo il punto, volendo ripercorrere la nostra slide, Q con A, Q con B e Q con C. Che cosa ci dicono questi punti? Ci dicono che se abbiamo un valore di Q con C, chiedo scusa, di Q star, quindi quantità prodotta, maggiore di Q con C, e questa è la retta dei ricavi, abbiamo un ricavo maggiore se le quantità sono maggiori. Un utile, chiedo scusa, maggiore, sbagliato, un utile maggiore se le quantità sono maggiori. Quindi se ci mettiamo in questo punto qui, Q star, notate che rispetto al layout per linea siamo un ricavo maggiore rispetto al layout per reparti. Vedete, questa è la differenza. In questo caso i costi totali line sono qui, in questo caso i costi totali line sono qui, quindi immaginate la differenza che state subendo, che state ottenendo utilizzando un layout tipo linea. Questo conforta quello che vi dicevo prima, che per elevate quantità di prodotti è opportuno utilizzare layout in linea. Se invece ci troviamo un valore di Q star inferiore a Q con A, allora noterete, a parte che diciamo dal disegno come l'ho fatto stanno in perdita entrambi, però perdiamo di meno se abbiamo layout di tipo job short. In questa zona qui invece, questa del triangolo che si vede poco ma forse si vede meglio dalla slide, quindi a questo punto se avete compreso quanto ho poc'anzi fatto possiamo vedere dalla slide, si nota che se abbiamo un valore compreso da Q con B e Q con C, ci siete? Questa è la retta dei ricavi. Se utilizziamo un certo valore di Q ci conviene lavorare per linea fino a quando non invertiamo questo valore in corrispondenza dell'intersezione tra la retta e ricavi e questo costo, dove conviene andare dal reparto.
Quindi a seconda di dove si posiziona Q all'interno di questo triangolo che stiamo andando a generare, conviene spostarsi per un linea e per un reparto. Mentre al di fuori di questo range le idee sono molto chiare, all'interno bisogna prestare molta attenzione quando passare per un layout più orientato al processo piuttosto che orientato al prodotto. Sperando di aver creato questa connessione cerebrale tra quello che abbiamo fatto a suo tempo sui costi e quindi comprendere come la vostra scelta di layout riverbera automaticamente sul processo dei costi, qualsiasi vostra scelta riverbera sul processo dei costi, andiamo a vedere adesso come costruire un layout che sia quanto più possibile corrispondente a quei requisiti che abbiamo studiato qualche slide poc'anzi. Quindi come realizzare un layout che abbia requisiti di efficacia ed efficienza rispetto all'idealità dei processi, riduzione dei tempi delle attività senza valore aggiunto e tutte le altre cose che ci siamo detto. Allora, ricorderete, se non lo ricordate lo disegno alla lavagna, che abbiamo quindi riportato su un diagramma PQ, prodotto quantità, abbiamo riportato tutti gli elementi che caratterizzano tutti i codici, chiamiamoli così, codici prodotto che caratterizzano anche le produzioni. Le abbiamo ordinate in maniera decrescente, abbiamo congiunto, abbiamo creato un'interpolazione che dà vita a una curva di questo tipo, e abbiamo diviso questa curva in tre zone. Allora, se ci troviamo nella prima zona, la zona che abbiamo chiamato 1, questa abbiamo chiamato 2, questa abbiamo chiamato 3, gli strumenti che possiamo utilizzare per studiare il layout e quindi per realizzare un layout quanto più performante possibile sono o il foglio del processo operativo monoprodotto o il foglio del processo operativo multiprodotto. Si utilizza il primo foglio fino a quando abbiamo 3-4 massimo codici che stiamo studiando, quindi abbiamo 4 prodotti: il puntatore piccolo, il puntatore grande, il mega puntatore e il puntatino. Quindi abbiamo 4 linee di prodotto e lo studiamo le app di questi 4 prodotti col foglio del processo operativo monoprodotto. Quando invece il numero di prodotti va da 4, 5 fino a 10, non è più sufficiente utilizzare questo strumento, dobbiamo utilizzare il foglio del processo operativo multiprodotto. Infine, se invece i codici sono molti, più di 30, ci troviamo in questa zona, la zona 2 del layout, per studiare questo layout dobbiamo utilizzare il diagramma from to chart, il diagramma origine e destinazione. Mentre in questa zona, la zona 3, a seconda di come classifichiamo e stratifichiamo i diversi elementi, utilizziamo o questo strumento o questo. Quindi abbiamo tre strumenti che utilizziamo per progettare le auto: due della zona 1, foglio operativo monoprodotto o foglio processo operativo multiprodotto, e uno che si chiama front chart, cioè diagramma origine e destinazione. Questi sono i miei fogli. Che cosa succede? All'interno di questi fogli che vedremo fra qualche istante per studiare il layout, spesso non rientrano elementi o componenti che possono avere la stessa dimensionabilità, la stessa misurabilità. Mi spiego meglio: se noi abbiamo barili riempiti di benzina, il nostro unità di misura è il litro. Se noi invece abbiamo componenti differenziati come possono essere sedie in materiale plastico, tavolini in materiale plastico, sediolini in materiale plastico, tavoli in materiale plastico, che fluiscono lungo il mio processo produttivo, io non posso utilizzare chili o la numerosità, devo omogeneizzare l'unità di misura per dimensionare il flusso. Per fare questo si introduce questo elemento, una misura del flusso dei materiali che si chiama MAG. MAG sta per magnitudo, è un'unità introdotta per misurare l'attitudine dei materiali ad essere trasportati ed è assimilabile a un pezzo di materiale che può essere facilmente contenuto in una mano, ragionevolmente solido, con forma compatta ed accatastabile e poco suscettibile a danneggiamento.
e inoltre ragionevolmente saldo, pulito e stabile. Un MAG equivale più o meno a un elemento cubico di uno specifico angolo che andate a dimensionare, come dire, che dimensionalmente ve lo posso assimilare a due pacchetti di sigarette. Quindi se voi mettete due pacchetti di sigarette, non le touch, quelle là classiche, non siete fumatori, mi sembra di capire, bravi, uno sopra l'altro, i due pacchetti di sigarette sono un mag. Quindi se vi dico un pacchetto di sigarette sarà mezzo mag. Così come se andiamo a prendere una spilla da paia è un duecentesimo di mag, mentre se prendo le vecchie cabine telefoniche della Telecom, della SIP, quelle che sono, sono 50 mag. Quindi se io ho 50 mag, una cabina telefonica rappresenta la dimensione di 50 mag. Poi possiamo avere armadi e cassetti, possiamo avere vasche da bagno, pallet, pacchetti, così, questi due pacchetti sigarette, come vedete, mezzo mag, blocco di legno e così via. Il blocco di legno è un mag, quello che vi dicevo, un cubetto di legno con uno spigolo di 5 è la misura più o meno approssimativa di quello che è un mag. Quindi è una misura del flusso di materiale, per poter omogeneizzare flusso di materiale non dimensionabile in altro modo, non misurabile in altro modo. C'è da dire che il mag varia a seconda di una serie di caratteristiche, ci sono dei coefficienti che variano le caratteristiche del mag. Per esempio, ovviamente il mag varia in funzione del volume, ma badate, non è linearmente variabile in funzione del volume. Cioè, una sedia, per esempio, come vedete, ha diversi spazi vuoti, però magari è facilmente accatastabile. E andate a vedere questo diagramma, vedete che all'aumentare del volume in centimetri cubi non aumenta in maniera lineare il mag. Qui abbiamo 15, 150, 1500 e vedete che qui il mag è un quarto, 1, 3,5, da 1500 a 15.000 e 10, e questa è una scala logaritmica, come vedete. Quindi è men che lineare l'incremento rispetto al volume, quindi il mag incrementa in maniera meno che lineare rispetto al volume in una scala come questa, che è una scala logaritmica. Ma altri sono i fattori che determinano una modifica del valore del mag, oltre al volume che già vi ho rappresentato, è la forma. In questo caso il parametro C varia tra meno 3 e più 4. Rischio di danneggiamento, parametro D varia tra meno 2 e 4. Condizioni, questo varia tra 0 e 4. E il costo, che normalmente non mettiamo perché è un parametro che ha una variabilità a seconda della tipologia di prodotto, però ci può stare anche il costo. Quindi in realtà il mag reale che noi dobbiamo andare a analizzare è il mag fleggato, quindi il mag primo, che è dato dal mag più il 25%, quindi lo 0,25, ognuno di questi parametri pesa il 25%, quindi levatoci F in questa fase, di B, quindi volume, C, forma, D, rischio di danneggiamento, E, condizioni. Guardate la tabella giusto per comprendere che significa varia al variare il volume di produzione, al variare la forma del volume. Per esempio, prendiamo il fattore B che riguarda la voluminosità e varia, dicevo, tra meno 2 e più 3. Quando è meno 2 significa che c'è molto leggero e vuoto, cioè voluminoso ma in realtà è un foglio di lamiera, fino ad arrivare, che ne so, al più 1 che è discretamente pesante e denso, per esempio pezzi di cavi di fusione, fino ad arrivare invece al molto pesante e denso che può essere un lingotto, un blocco di mano. Guardate invece la forma, anche questo è interessante, va da meno 3, il fattore di correzione del mag, per un molto piatto e sovrapponibile e molto facile da riunire in gruppi, per esempio i piatti di carta, fino ad arrivare a un più 2, più 3 o più 4, dove è molto lungo, sferico o irregolare, per esempio il telefono da tavolo, o estremamente lungo, particolarmente irregolare, come le travi di acciaio o travi a T, o estremamente lungo e oltremodo irregolare, poltrone. Come avete idea della quantità di volumi che occupa per la sua forma? È chiaro che questo è un flusso di materiale che va dimensionato.
e così via, rischio di inaleggiamento fino a condizioni, cioè se le condizioni sono pulito, indeformabile e solido, tipo il blocco di legno, non c'è il fattore di intervento, è nullo. Invece poi diventa superficie ricoperta, scusa, di chiodi o di colla o acciaio fuso, insomma in questo caso i valori del manca aumentano, cioè il fattore di correzione del manca aumenta. Veniamo adesso a poter progettare in maniera puntuale, secondo gli strumenti che vi ho poc'anzi enunciato nel diagramma PQ, un layout. Allora, abbiamo detto che quando abbiamo elevate quantità, ma pochi prodotti, fino a 3-4, possiamo utilizzare il foglio del processo operativo monoprodotto per studiare il layout. Come si fa? Questo è un foglio del processo operativo monoprodotto leggermente diverso da quello che vi ho disegnato prima, che è ancora più semplice, dove, come vedete, in questa parte, se il nostro operatore zoom si legge anche in questa parte che cosa c'è, sono descritte le singole attività. Quindi questo è un controllo, questa è un'altra attività di controllo, questa è l'attività di trasporto in magazzino, questa è un'attività di applicazione sigillatura, questa è l'applicazione di qualche altra cosa. E quindi, come vedete, è sufficiente annerire, ma comunque creare una spezzata come abbiamo fatto prima, seguendo le due attività di controllo, trasporto, operazione, operazione, trasporto, magazzino, attesa, controllo, trasporto, magazzino, operazione, operazione, attesa, trasporto. Si ottiene una spezzata. In questo foglio concorrono ulteriori informazioni, oltre a quelle necessarie per definire e inquadrare opportunamente il processo che stiamo analizzando. Tempi di percorrenza o dello svolgimento dell'operazione, per esempio guardate in funzione del trasporto, abbiamo le distanze. In funzione di questa freccia vedete 32, che è la distanza che deve percorrere il prodotto all'interno del layout. Nel caso invece del tempo, questa è l'operazione di controllo, uno 0,15. E così via. Anche i tempi di attesa, vengono riportate ulteriori informazioni aggiuntive, nonché delle note. Ebbene, come facciamo a scegliere un layout piuttosto che un altro? È sufficiente andare a verificare due opzioni diverse o più opzioni diverse per il singolo prodotto e andare a calcolare per le due operazioni il foglio del processo. Quindi immaginiamo che ci troviamo in due alternative di realizzazione dello stesso prodotto. L'alternativa A, con tre operazioni di trasformazione, tornitura, trapanatura e fresatura, 8 operazioni di trasporto, 4 attese e 2 magazzini. E abbiamo la seconda operazione, la seconda alternativa, la B, con 3 operazioni come prima, tornitura, trapanatura e fresatura, 6 trasporti, 2 attese e 2 magazzini. Questi sono i due layout. Quando leggete il buffer è il magazzino interoperazionale tra una stazione e un'altra. Qui abbiamo il trapano, eccetera, eccetera. Ebbene, andiamo a riportare adesso il foglio del processo operativo monoprodotto per l'alternativa A e abbiamo questa spezzata: magazzino, trasporto, attesa e così via. Andiamo a riproporre lo stesso foglio per l'alternativa B, stiamo parlando dello stesso foglio. La spezzata che si presenta invece è questa. Come scegliere un'alternativa A rispetto alla B? Andiamo a considerare la lunghezza della spezzata. Guardate bene, perché questo lo sbagliate spesso. La lunghezza della spezzata non significa andare a prendere il metro e misurare quanto è lunga in termini di centimetri la spezzata, quindi prendo il centimetro, il metro, lo misuro e vedo i centimetri. Perché in realtà questo triangolino convenzionalmente è qui, ma questo triangolino potrei mettere qui. Cioè non è che se voi quando venite all'esame lo mettete qui o lì, cioè non è convenzionale il posizionamento delle singole figure. Quindi non è questa lunghezza, è questa lunghezza. Il numero di operazioni è quello che determina la bontà di un processo rispetto a un altro. Il numero di operazioni che andiamo a realizzare. Quindi A, che è questo, rispetto a B, guardate, qui ne abbiamo 17 e qui ne abbiamo 13. È evidente che il layout per noi ottimale, grazie all'analisi del foglio del processo operativo monoprodotto, sarà la soluzione di tipo B. Abbiamo quindi visto come la lunghezza della spezzata, quindi il numero di operazioni che noi andiamo ad analizzare, è importante e dirimente per la scelta di una soluzione piuttosto che un'altra. Tuttavia,
possiamo utilizzare anche un altro parametro, che è il flow value, che è la flow value analysis, un parametro che viene costruito, determinato dalla flow value analysis, che è questo indice IFVA, che è determinato dal rapporto tra il tempo ciclo e il lead time di produzione, ovvero tra il tempo ciclo e lo stesso riferito però a più tempo di attesa, tempo di trasporto, tempo di controllo, tempo di stoccaggio. L'indice di flow value analysis è dato dal numero di operazioni di lavorazione rispetto al numero di operazioni totali, quindi questo indice lo calcoliamo in questo modo, ma nel momento in cui i tempi differiscono tra loro per diversi ordini di grandezza o per ordini di grandezza in generale, questo indice non è efficace. Quindi c'è un altro modo per poterlo calcolare, e noi lo calcoliamo con il numero di operazioni di lavorazione, e quindi tornando agli esempi di prima, questo previsto in questa colonna, per esempio 3, rispetto al numero di operazioni totali. Quindi nel primo caso abbiamo 3 operazioni, nel primo caso abbiamo 3 operazioni rispetto a 17, nel secondo caso abbiamo 3 operazioni rispetto a 13. Quindi gli indici di flow value analysis sono 3 rapportato a 17, 0,176, e 3 rapportato a 13 è 0,230. Come vedete, la soluzione B ha un valore maggiore della soluzione A, e quindi scegliamo quello che è un indice di analisi di flusso maggiore. Quindi o lo determiniamo graficamente, come vi ho fatto vedere, oppure attraverso il calcolo degli indici di flow value analysis. Bene, quando invece il numero di prodotti non è più stretto a quei 2, 3, massimo 4 di cui parlavamo, ma si parla di 5, 10 prodotti, l'analisi viene realizzata per studiare le layout attraverso il foglio del processo operativo multiprodotto. Come funziona e in che cosa consiste il foglio del processo operativo multiprodotto? Si presenta in questo modo una tabella nella quale sono riportate le diverse operazioni sulle, diciamo, parte delle ordinate, se così volessimo rappresentare. Quindi in verticale sono riportate le diverse operazioni, e sull'orizzontale di questa matrice, quindi sulle ascisse di questa matrice, sono riportati i diversi prodotti: il prodotto A, B, C, D, E, F. In questo caso noi abbiamo 6 prodotti con un numero di operazioni, 7 operazioni differenti. Poiché stiamo lavorando in maniera tale che il flusso, il ciclo di lavorazione presenti il minor numero di riflussi, quindi di ritorni del materiale nelle diverse postazioni, la nostra soluzione sarà quella che linearizzerà il più possibile per la maggior parte dei prodotti il flusso di materiale. È chiaro che non è sufficiente solamente vedere questo numericamente, ma bisognerà anche calcolare il flusso attraverso il MAC, perché potrebbe essere che questo riflusso produce 20 MAC di ritorno, quest'altro ne produce 10.000, e quindi, come dire, sono due ordini, anzi, sono diversi ordini di grandezza, e per cui è non comparabile. Quindi in realtà noi andremo a realizzare il posizionamento delle diverse macchine di fresatura, dentellatura, tornitura, punzonatura, piegatura, eccetera, eccetera, a secondo della sequenza che minimizza i riflussi dei diversi prodotti. Quindi, come vedete, una sequenza che tende a linearizzare i flussi dei diversi prodotti. La sequenza di queste operazioni sarà in funzione della linearizzazione massima dei diversi prodotti. E quello sarà il layout che scegliamo. Quindi, come nel primo caso comparavamo due layout differenti per lo stesso prodotto, in questo caso i diversi prodotti vengono realizzati secondo una sequenza operazionale che minimizzi i riflussi. Ci siamo? Vi dicevo che comunque anche in questo caso è opportuno individuare per i singoli prodotti anche i flussi. Come ricordate, i flussi sono dati dal numero di prodotti moltiplicato il margine del singolo prodotto. Quindi nell'esempio che vi ho riportato in questo caso, vedete che per prodotto A questa è la sequenza di operazioni, e questa invece è la sequenza del prodotto B, eccetera, eccetera, e in ognuna di queste parentesi riportate il flusso F in termini di MAG ore, quindi quantità di prodotti ore in termini di numero per numero di MAG.
e come è possibile abbastanza facilmente vincersi lo a rappresentare graficamente quanto proposto poc'anzi, questo è il risultato. Dall'analisi del foglio operativo multiprodotto si comprende che i prodotti B e D hanno un flusso monodirezionale, vedete, non ci sono riflussi, e i loro flussi in termini di mancore sono 100 e 400. Il prodotto A ha due riflussi di ritorno in corrispondenza del reparto 3 e del reparto 5, vedete, e il flusso complessivo di A è 150. Il prodotto C invece ha un riflusso in corrispondenza della stazione 5, quindi va prima alla delicatura e poi ritorna al reparto 5, e il prodotto E ha un flusso di ritorno in corrispondenza del reparto 3, con un flusso complessivo di 200. La soluzione ottimale da realizzare è quella di spostare alcune operazioni, intervenendo sull'operazione di fornatura alla stazione 3 con quella di tornitura alla stazione 4. Guardate come questa semplice operazione, insieme a quella della ligatura alla stazione 5, con quella della tranciatura alla stazione 6, questo per intenderci, vedete, e questo, con due semplici spostamenti di macchinari otteniamo una perfetta linearizzazione, e la soluzione adottata ci consente di rendere lineari perfettamente i flussi di prodotto. È chiaro che questa è una semplificazione che vi assicuro che nella realtà vi capiterà molto raramente, però voi dovete tendere verso un processo di linearizzazione. Bene, quando invece il numero di prodotti che noi stiamo analizzando è ben superiore alle 10 unità di cui vi parlavo, allora in questo caso dobbiamo, stiamo parlando di 30 unità, 40 unità, in questo caso dobbiamo utilizzare il foglio del processo origine destinazione, il from to chart, origine from to chart, origine destinazione. Come si presenta il foglio origine destinazione? Una matrice di questo tipo, in cui sono riportati da una parte i diversi reparti e il flusso che da un reparto giunge ad un altro reparto, quindi reparto 1, reparto 2, reparto 3, reparto 4 e così via, e anche in questo caso reparto 1, 3, e all'interno dei singoli, delle singole caselle sono riportati i flussi che vanno da un reparto ad un altro. All'interno delle singole caselle, meglio questa diagonale che è venuta malissimo, ve la cancello, sono riportati i flussi che vanno da un reparto a un altro. È evidente che sulla diagonale principale il flusso tra un reparto e lo stesso reparto sarà nullo, quindi qui trovate lo zero, o comunque vi lo trovate riportato col rosso. Flusso nullo sulla diagonale principale. Nelle altre caselle invece riportiamo i flussi che da un reparto, per esempio dal reparto R1, vanno al reparto, per esempio, R3, FI1R3, FI1R3 rappresenta il flusso di materiale dal reparto 1 al reparto 3. Ci possono essere dei riflussi, quindi dal reparto 3 al reparto 1, al reparto 1, e sono per esempio il FI3-1. Quindi ci sarà un flusso che noi dimensioneremo di 500 mancora che va dal reparto 1 al reparto 3, e ci vorrebbe essere un flusso di 50 mancora che va dal reparto 3 al reparto 1. Quindi nella parte al di sopra della diagonale abbiamo i flussi in andata da una stazione a un'altra, al di sotto della diagonale principale abbiamo i flussi di ritorno. Bene, è chiaro che all'interno di queste caselle noi potremo trovare più flussi relativi a più contenitori. In questo caso, all'interno della singola casella, troverete la somma dei flussi di diversi prodotti. Vi spiego. Dal reparto 1 al reparto 3 potrebbero andarci due prodotti, il prodotto A e il prodotto B, con flussi diversi. Noi dobbiamo sommare i flussi presenti all'interno delle singole caselle. Per meglio comprendere come funziona questo foglio, è forse il caso di andare a fare un esempio numerico.
del front chart. E quindi immaginiamo di avere 5 prodotti, picon A, picon B, picon C, picon D e picon E, le cui quantità e i valori di macro sono espressi in questa tabella. Ne abbiamo il flusso picon A, 300 pezzi ora, che presenta macro uguale a 1, il picon B, 200 pezzi ora e così via. E questi sono i cicli tecnologici di trasformazione. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e così via. 1, 2, 4, 3, eccetera, eccetera. Essendo i prodotti non omogenei, dobbiamo calcolare il flusso complessivo del singolo prodotto attraverso appunto l'impiego del mag. Quindi avremo che Figon A presenta 300 pezzi mag ora per 1, fa 300 giustamente, no? Cubo B sono 200 pezzi ora per 3, fa 600, così via. Andiamo a proporre, a rimettere questi flussi che abbiamo appena calcolato all'interno della matrice, immaginando che i reparti siano i 1, 2, 3 e 4 che poc'anzi vi ho illustrato. Questi sono i valori numerici dei flussi. 500, 1200, da 3 al 2 sono 1100, dal 3 all'1 di riflusso 400 e così via. Non è detto che tutte le caselle siano chiaramente piene. Ebbene, si cerca di creare, attraverso l'utilizzo del foglio origine destinazione, una linearizzazione dei flussi minimizzando i flussi di ritorno. Si riesce a collocare vicine le parti che hanno un elevato valore di flusso, in maniera tale da decrementare i costi connessi al reflusso. Ci siamo? Allora, come si fa per fare questa operazione? Abbiamo due modi che li vediamo numericamente, quindi facciamo un esempio e poi farete un esercizio la prossima volta che ci vediamo. Attraverso il metodo di Re o attraverso il metodo del baricentro di Nord. Quindi per ottenere questa massima linearizzazione dei flussi operiamo attraverso queste due metodologie. Iniziamo a vedere il primo dei metodi, il cosiddetto metodo di Olier. Che cosa ci dice il metodo di Olier? Che dobbiamo andare a calcolare tutti i flussi, quindi la sommatoria dei flussi che vanno da un reparto a un altro. Quindi la sommatoria di Vicon A1, quindi tutti i flussi che vanno da un reparto a un altro, e la sommatoria di tutti i flussi che vanno in l'altra direzione, quindi A da. Calcoliamo il rapporto tra i flussi di andata rispetto ai flussi di ritorno e otteniamo un coefficiente. Ebbene, questo parametro, lo capiremo meglio adesso che ci mettiamo i numeri, ci servirà per ordinare i diversi reparti secondo valori crescenti del rapporto ad A. I valori crescenti di questo rapporto ci forniranno una misura di come i flussi siano quanto più linearizzati possibile. Andiamo a vedere come funziona il metodo di Olier. Mettiamo dei numeri all'interno di questa matrice. Quindi prendiamo una generica matrice che presenti 4 operazioni M1, M2, M3 e M4. M2, M3 ed M4. E andiamo a inserire i flussi che vanno da un reparto a un altro. Quindi abbiamo dei flussi che vanno da M1 a M2 e pari a 5. Il flusso che invece va da M1 a M4 è pari a 25. E ancora il flusso che va da M1 a M2, quindi un riflusso, è pari a 30. Mentre il flusso che va da M2 a M4 è pari a 15. E infine, mi sembra infine, ma non ne sono sicuro, no, il flusso che va da M1 a M3 e da M2 a M3 è 10 e 40, questi sono due flussi. E adesso infine quello che va da M1 a M4 è 10. Da M4 a M1. Benissimo, adesso bisogna considerare le sommatorie dei flussi entranti A e le sommatorie dei flussi uscenti da. Quindi andiamo a fare la sommatoria dei flussi entranti, questo è 30, 45,
30 più 15 no, 10 no 30... ah, ha ragione, 15 80 sì e basta, il 10 più 40 che sono flussi uscenti e 30. Abbiamo alla fine, sommando tutti i flussi, no, non ho capito perché non hai messo così, ma qua ci sta prima. 30 più qui. Quindi 45. Ci sta 30. Vedete, sommare tutti i flussi sulle ascisse, tutti sulle ordinate, per intenderci. Ok. Comunque questo va da qua a qua. Poi questo è un riflusso, ma intanto se lo calcolare il riflusso tra M1 e M4, tra M1 e M2. L'altro... Sì, anche questo sarà tipo 30, 50, 45. I flussi totali sono questi, 0 e... No, dico... Dica. Ok. No, quindi tutti i flussi A e tutti i flussi D che vanno da una parte che rientrano. Sì, adesso calcoliamo il rapporto A su D, quindi le sommatorie di A su D per il primo, che sono quindi A e 30 su 50. Ci siete? No, A è 50, bellissimo, su 30.40 su 50 0 su 50 0 su 50 no 40 40 su 10 40 su 10 40 su 10 40 questo che è 1 questo che è 4 questo che è nullo 1 0 4 5 terzi 5 decimi quindi sono. Quindi abbiamo reparto 3, 0. Dobbiamo ordinarli in maniera crescente, quindi il primo reparto sarà il 3. Il secondo reparto sarà il 2, il cui valore del rapporto A da A è 1. Il terzo reparto sarà il reparto 1, il cui valore è 5 terzi, quindi 1,67. E l'ultimo reparto avrà un valore pari a 4. Quindi abbiamo ordinato in termini di flussi crescenti i nostri reparti. Questo, come vedete, che cosa fa? Minimizza quelli che sono i riflussi. Come vedete, ci sono solamente gli spillamenti in andata, ma i riflussi in ritorno sono 10 e 5. In questo modo abbiamo organizzato diversi reparti per linearizzare il più possibile quelle che sono le operazioni di realizzazione di produzione di diversi manufatti. Questo è un semplice modo di impiegare il metodo di Olivo. Chiaramente può essere fatto in maniera ancora più articolata, ma questo lo vedremo la volta prossima. Quindi abbiamo 120 manco ora di andata e 15 manco ora di rientro, possiamo considerarci soddisfatti. L'altro metodo che vi accennavo prima invece è il metodo dei baricentri di noi. In questo caso la disposizione ottimale dei macchinari all'interno dei diversi reparti viene fatta assegnando un peso alle diverse quantità di lavorazione a seconda della posizione dove si trova il macchinario. Una sorta di analisi di ponderale, quindi un'analisi di baricentri fatta rispetto ai flussi dei materiali, tant'è che si chiama metodo del baricentri di noi, proprio perché in funzione della posizione diamo un peso al macchinario. Come funziona? Intanto dobbiamo effettuare delle ipotesi di base, ovvero che conosciamo il numero dei prodotti, che l'intensità di flusso dei singoli prodotti sia misurata in contenitori o in mag, che i cicli di lavorazione siano noti, nonché sia noto il numero di macchinari necessari alla realizzazione del singolo prodotto. Un'ulteriore ipotesi che dobbiamo fare è che i diversi reparti siano disposti lungo un unico corridoio, quindi devono essere affiancati così come mostrato nella figura e come vi sto per disegnare alla mano. Questo è il corridoio
Questi sono i diversi reparti. Immaginiamo che abbiamo quindi sei locali, sei reparti, per semplicità di quale estensione, ma chiaramente questo non è detto che avvenga nella realtà, con sei macchinari da disporre nei diversi reparti. Dobbiamo definire dove va il macchinario A, B, C, D o E in uno dei reparti in funzione della massimizzazione di quei parametri produttivi di efficienza, di efficacia, quindi anche di flusso di materiali che noi siamo abituati ormai a considerare nel nostro layout. Quindi quello che dobbiamo fare è, noto che dobbiamo produrre tre manufatti, P1, P2 e P3, come dobbiamo andare a disporre i diversi macchinari e quindi le diverse lavorazioni che devono fare, che dobbiamo realizzare per produrre questi tre manufatti all'interno della nostra, del nostro layout? Bene, immaginiamo che queste siano le sequenze di operazioni da realizzare per il prodotto P1, quindi la sequenza di lavorazione che il prodotto P1 deve realizzare è la A, C, E, B, D, F, ed immaginiamo che il numero di pezzi hanno sia 15.000 unità e 50 il numero di contenitori. È evidente che è sufficiente dividere 50 per 15.000 per avere un numero di contenitori anno. Il prodotto P2 invece subisce una sequenza diversa, C, E, B, F, D, E, e la quantità di pezzi anno è 12.000 rispetto ai 200 contenitori anno che abbiamo. E quindi anche in questo caso, dividendo 12.000 per 200, abbiamo 60. E infine abbiamo il prodotto P3 che ha un rapporto dei vari prodotti, cioè una sequenza per realizzare diversi prodotti che va da B, A, E, C, D, F, con 40.000 pezzi anni, 250 contenitori, quindi il flusso è 160. Quindi il numero contenitori anno per noi è il nostro flusso. Che cosa facciamo? Disponiamo una matrice ormai più classica, i macchinari in questa sequenza A, B, C, D, E, e le posizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste sono le posizioni, questi sono i macchinari. Dopodiché andiamo a riportare per ognuno dei macchinari e delle singole lavorazioni i flussi di lavorazione di quel singolo macchinario per quella stazione. E quindi sappiamo che nella prima stazione, quindi nella prima posizione, A, C e B come lavorazioni vengono realizzate. A, C e B. A lavora P1, C lavora P2 e B lavora P3. E i flussi di A, C e B sono 300, B 60 e C 160. Scusa, ho detto B e C, quindi C è 60 e B è 160 ovviamente. Facciamo anche lo stesso ragionamento per la seconda stazione. Nella seconda stazione si lavorerà C e B, C per 300, E per 60 e A per 160. Quindi A 160 lavora il prodotto P3, C lavora il prodotto P1 per 300 e E lavora il prodotto P2 per 60. E così via. Ripetiamo le operazioni per le singole lavorazioni. In alcuni casi, come vedete in questo caso D, in quinta posizione, abbiamo che la stazione D, la macchina D, scusate, la posizione 5, lavora sia il prodotto P1, P2 che P3, quindi dobbiamo sommare 300 a 60 a 160, perché nella stessa casella concorrono la produzione di tre manufatti, così come in questo caso invece P1 e P2 vengono lavorati in sesta posizione qui con F. Andiamo a sommare i flussi complessivi per ogni singolo macchinario, quindi sommiamo 300 a 160 che è il flusso complessivo di A, il flusso complessivo di B, 160 più 60 più 300 e così via, e otteniamo questi valori. Rapportiamo ognuno di questi valori al valore totale della singola operazione e quindi rapportiamo 300 per 1 più 160 per 2 diviso il valore totale di A. 300 per 1 più 160 per 2 diviso il valore di A. Stiamo facendo? Stiamo dando un peso alla posizione.
è identica alla posizione 6, avrà un fattore di moltiplicazione maggiore della 1 della 2, perciò si chiama metodo dei baricentri. Quindi x con a è dato da 100 per 1 più 160 per 2, x con b sarà invece dato da, così vi svegliate, 60 per 1, sì, più 60 per 3, perfetto, 300 per 4, perfetto, diviso 520. E giusto per fare un'ultima semplificazione, x con c invece darà 160. Esattamente. Allora, questi rapporti ci danno questi valori. Andiamo a fare la media, che sono nient'altro che la media pesata dei flussi. Andiamo a ordinare i singoli reparti in funzione dei numeri che escono da questi rapporti. Sempre crescendo. No, c'è proprio il numero più alto che si avvicina, il numero che maggiormente si avvicina ad A. Mi spiego meglio. Questo x con A andrà nel reparto 1, x con C andrà nel reparto 2, x con B andrà nel reparto 3, x con E nel reparto 4, 5 e 6. Quindi quanto più si avvicinano alle posizioni dei singoli fattori, così andiamo a distribuire i reparti. I reparti saranno infatti questi. Quindi nel primo reparto, in ordine crescente, quindi dal più basso al più alto, A, B, C, D, E, F. A, C, B, E, D, F. Questa è la sequenza. A è più piccolo, B, scusa, C è il secondo più piccolo, poi B, poi E, 3,21, D, 5, F. Quindi attraverso il semplice calcolo della media pesata dei flussi otteniamo la posizione dei macchinari nelle diverse stazioni. Tuttavia, che cosa può accadere? E poi mi fermo. Potrebbe accadere che i diversi macchinari siano in reparti che in realtà non possono stare vicino. Esempio, il reparto B è un reparto di tranciatura, di stampaggio, mentre il reparto E è un reparto di controllo qualità. È evidente che se questo vibra mentre questo sta facendo una misura di precisione, può generare dei problemi. Quindi bisogna creare una matrice, che è questa matrice che si chiama diagramma di Buff, che tenga in considerazione questi aspetti qualitativi. Quindi questa prima scrematura ci fornisce una informazione quantitativa del posizionamento dei macchinari nei diversi reparti. Tuttavia dobbiamo tenere in considerazione questo relationship chart, o diagramma di Buff, come si è soliti chiamare, che ci fornisce informazioni di vicinanza, lontananza, o preferibilmente lontananza, preferibilmente vicinanza dei diversi reparti. All'interno di questo diagramma possiamo trovare diverse simbologie o diversi colori, ci sono diverse modalità di rappresentazione di questo diagramma. In questo caso, come vi ho riportato nella slide, nella parte superiore disponiamo una lettera che rappresenta l'importanza del rapporto, o un simbolo che rappresenta l'importanza del rapporto, e nella parte inferiore le motivazioni del rapporto. Anche questo è un fatto convenzionale. Faccio un esempio: le lettere A, I, O, N, X, XX rappresentano A, assolutamente necessario stare vicino alla stazione, mentre la XX è fortemente indesiderato la vicinanza delle due stazioni, perché come vedete questo avvicina ognuna di queste intersezioni, l'attività 1 per esempio con l'attività N, l'attività 1 con l'attività 2. Oltre a rappresentarlo con dei simboli che possono essere grafici o alfanumerici, così come sto rappresentando, anche i colori possono avere una loro importanza per semplificare la lettura del diagramma di Buff. E quindi, nel caso in cui si vuole una lontananza necessaria, quindi assolutamente necessario tenerli vicini piuttosto che lontani, si ottiene un colore che va dal rosso al nero. Per quanto riguarda le ragioni, che sono la parte bassa di quel rombo che vi ho rappresentato, nella parte inferiore di quella casella, se uno indica la necessità di contatti personali, per esempio dagli operatori, due può rappresentare l'utilizzo degli stessi dispositivi o mezzi o delle persone, mentre 7
addirittura la uguaglianza di lavori, addirittura diciamo, rappresenta l'uguaglianza dei lavori, per cui i lavori simili vanno necessariamente quanto più possibile avvicinati. Al termine della lettura di un diagramma di questo tipo, associato ai colori, si ottiene un maggiore perfezionamento di quello che è stata l'indicazione quantitativa ottenuta in una prima scrematura. Quindi il diagramma ottenuto attraverso un'analisi del bacio centro di nome può essere poi meglio perfezionato attraverso la costruzione del diagramma di Buffett.